Il prossimo 26 novembre la missione InSight della NASA vivrà i peggiori 6 minuti della sua vita, a partire da quando, a 128 km di altezza sopra la superficie marziana, compirà in automatico tutte le fasi della sequenza per atterrare sul pianeta. Uno degli elementi cruciali di questa complessa procedura è il paracadute che rallenta la discesa. E ancora più cruciale lo sarà per la futura missione Mars 2020, la sonda più pesante mai destinata alla superficie marziana. Recentemente la NASA ha approvato per la terza volta il paracadute progettato per Mars 2020, dimostrandone l'efficacia e stabilendo allo stesso tempo un record mondiale, solo 4 decimi di secondo per completare il gonfiaggio di questa vela grande quanto una casa. Il paracadute, pesante 90 kg, composto di fibre di nylon rinforzate da Technora e Kevlar, è stato portato da un razzo fino a 38 km di altezza, dove l'atmosfera terrestre ha una densità simile a quella marziana, ben più rarefatta. Qui, a una velocità di discesa pari al doppio della velocità del suono, è stato comandato il dispiegamento, che è avvenuto appunto in meno di mezzo secondo. Grazie alle telecamere di bordo, gli ingegneri della NASA hanno potuto analizzare ogni dettaglio del dispiegamento, ricavando informazioni importanti sulla fisica e sulle fasi iniziali del comportamento di un paracadute supersonico. Il rischio non è tanto che il paracadute si strappi, ma che non si apra correttamente, non frenando la discesa a sufficienza o facendo oscillare la navicella spaziale più di quello che i sistemi automatici di bordo riescono a gestire. Il lavoro di verifica si è concluso con il ripescaggio in mare del paracadute, a cui, dopo un'adeguata asciugatura, verranno controllati uno per uno i 3 milioni di punti delle cuciture che danno forma a questa elegante meraviglia della tecnologia. Anche l'Agenzia Spaziale Europea sta mettendo a punto i due paracadute per il rover ExoMars, che partirà per Marte sempre nel 2020. La scorsa primavera in Svezia è stato messo alla prova il paracadute subsonico da 35 metri, il più grande tra quelli usati su Marte, che si aprirà in sequenza dopo un paracadute supersonico da 15 metri. Il test è stato effettuato da un'altezza di poco più di un chilometro e la prossima tappa, spiegavano gli ingegneri, è portarlo a una quota di 30 km attraverso un pallone aerostatico.